salve a tutti amici e benvenuti nella prima puntata della nuova stagione televisiva di GAM. Oggi ci troviamo al Music Day e stiamo per incontrare Jason Piccioni, figlio del celebre Piero Piccioni, autore di numerosissime colonne sonore per il cinema italiano e non solo. Incontreremo poi anche Dario Salvatori, uno dei massimi esperti d'arte, di cultura e della musica del nostro tempo. Seguiteci! Non poteva mancare di essere qui con noi il grande organizzatore dell'intero Music Day. Ciao Francesco. Ciao Marina, come stai? Tutto bene, grazie. Aspetta, ragazzi, che divento grande, sì. Aspetta, faccio. Ecco, l'intero penso. Music Day è stato organizzato infatti da Francesco Pozzone, che adesso ci spiegherà le caratteristiche di questa edizione. È un'edizione, la 21esima, siamo arrivati a 21. Siamo cresciuti. Piano piano, insieme però, È un'edizione ricchissima, abbiamo molta affluenza, ci sono tantissime persone in sala e gli incontri che stiamo facendo stanno andando molto bene. Sia per gli artisti che per i collezionisti. Sì, diciamo che uniamo queste due cose, il collezionismo, la vendita dei dischi e un po' di cultura musicale, invitando un po' di ospiti, un po' di personaggi che hanno molte cose da raccontare. Questo è Camille 2000, che è stato riversato dai master originali in stereo nuovamente, perché la prima edizione è stata fatta uscire dalla Easy Tempo di Rocco Pandiani con l'aiuto anche mio, però di quando ero molto più giovane, e mio padre, che è un'edizione meravigliosa che fece uscire nel 99, credo, nel 2000, e che suona molto bene, solo che questa l'abbiamo rimasterizzata con la tecnologia moderna, riversandola a 192 kHz. È con grandissimo piacere che presento Jason Piccioni alle telecamere di GAM. Buonasera Jason. Buonasera a voi, a tutti. Vorrei parlare di Camille 2000, un progetto che è stato definito da lei retrofuturista, è uscito anche in una edizione colorata in vinile, rimasterizzata a Los Angeles. Vuole raccontarci come è arrivato, ecco, a sviluppare questo progetto? Beh, allora, Camille 2000 è un film del 69 di un regista americano, Radley Metzger, che è venuto a mancare un anno fa, e la musica che fece mio padre, Piero Piccioni, era una musica, diciamo, futurista per quell'epoca, perché fine anni 60 e sonorità hip hop, praticamente con dei bassi, con delle batterie molto profonde che poi hanno ripreso 20 anni dopo nel tutto il filone trip hop dei Portishead, con questi suoni che si rifacevano agli anni 60 italiani, tardo 60. Quindi io lo chiamo retrofuturista, era futurista all'epoca, retrofuturista perché era futurista all'epoca, e adesso rifacendo uscire questa meravigliosa colonna sonora e masterizzata appunto a Los Angeles da Brian Lucy, e la versione in vinile fatta uscire con Blind Faith di Luca Sapio e la mia etichetta Camille 3000, ecco perché retrofuturista, perché ho cambiato il nome, ed è una cosa che andrebbe ascoltata e riscoperta. Senza dubbio. Lei può farci un ritratto di suo padre, che è stato anche un grandissimo esperto di jazz, ha fatto anche dei programmi per la RAI in tal senso, ed era contestualmente anche un avvocato, quindi una persona, un artista polivalente. Sì, beh, si laureò in legge a 21 anni perché finì le classi molto in breve tempo. E praticò anche, fece l'avvocato, e dopo 3-4 anni disse a mio nonno: basta, io voglio occuparmi solo di musica, e così fece. Era un uomo stracolto, perché poi in quel periodo, quelle generazioni le leggevano tantissimo, quindi più che altro anche a tavola o quando uscivamo non parlava tantissimo di musica, parlava di fisica o di poesia o di letteratura. Era un uomo a 360 gradi, ecco. Sicuramente. Nel corso della sua carriera ha lavorato con moltissimi registi, da Luchino Visconti a Dino Risi e ad Alberto Sordi. Crediamo che sia proprio con quest'ultimo grande regista e attore romano, Alberto Sordi, che abbia avuto il legame più vero e più sincero. Ci può raccontare qualche aneddoto? Beh, diciamo che le persone che studiano questo filone sordiano, specialmente Alberto da regista, e Piero Piccioni ha dipinto la città di Roma, specialmente attraverso i film di Sordi,
anche portando un sole nuovo, anche con delle influenze brasiliane, bossa nova, e quindi ha creato anche un filone per descrivere i film di Alberto, che erano grandissimi, loro erano grandissimi amici, però i film di Francesco Rosi, che sono 13 dei 17 che fece Rosi, sono di una caratura sinfonica molto, molto importante e con delle armonie meravigliose che andrebbero ascoltate, a parte Le mani sulla città o C'era una volta o Il caso Mattei, che è una musica anche quella lì retrofuturista, si parla di 71 ma era techno, quindi sono tantissime sfaccettature, film di Bolognini, di Comencini, della Wertmüller, quindi travolti da un insolito destino. Lato sinfonico vorrei che venisse riscoperto di più, e non solo il filone, diciamo, più popolare, che comunque grazie ad Alberto è stato è una cosa importante. Ed eccoci qui con Nicola Vicidomini, massimo esperto sul grande autore Piero Piccioni. Sicuramente è stato un grandissimo innovatore della musica, sicuramente è stato l'inventore della bossa nova italiana, che non è la bossa nova brasiliana, sicuramente è stato il fautore di quella che potremmo definire la strada italiana del jazz, non soltanto dal punto di vista esecutivo. Il suono del piano di Piero è assolutamente riconoscibile, immediatamente riconoscibile, ma anche dal punto di vista compositivo. Piero Piccioni, ecco, se Dio avesse un volto, se Dio avesse una fattezza musicale e acustica, sarebbe sicuramente quella di Piero Piccioni. E poi, insomma, il resto l'ho detto lì. Ho ricordato anche il mio incontro con Alberto Sordi, e Alberto aveva un grandissimo amore per Piero e ne parlavamo per tanto, tanto. Non ci staccavamo mai, era l'argomento preferito. E io cercai di conoscere Alberto non per parlare di Alberto, ma per parlare della musica di Piero. Piero Piccioni è un musicista grandissimo, di grande levatura classica, un grande compositore sinfonico, e sarebbe stato quel poeta che è stato indipendentemente dal cinema. Grazie mille per queste parole. Vorrei commentare un'ultima cosa. Lei in conferenza ha detto: ci sono grandissimi film che hanno trainato diversi musicisti, ma nel caso di Piero Piccioni è stato lui ad aver trascinato film che possiamo definire non di primo livello, giusto? Sì, c'era nel caso di Piero Piccioni, ci sono dei film anche abbastanza ignobili che vengono ricordati, o almeno il cui titolo viene costantemente ricordato, perché le colonne sonore hanno superato gli oceani e sono diventati dei punti di riferimento per i musicisti contemporanei. Quindi Camille 2000, ma potrei citarne tantissime. E quindi non ascoltate soltanto il Piero, per quanto sia nobilissimo, straordinario, legato alla musica di Alberto Sordi, ma anche il Piero che ha lavorato per Francesco Rosi, il Piero che ha lavorato per i film molto minori, per i film molto minori. È con grandissimo piacere che siamo in compagnia di Dario Salvatori, il massimo esperto di musica che possiamo trovare in circolazione. Salve Dario. Buongiorno, buongiorno a voi. Sappiamo che lei ha esordito con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Ci vuole dire qualcosa in merito a queste sue prime esperienze? La sua carriera è lunghissima e ricca di soddisfazioni, e io voglio partire invece dall'inizio. Beh, mi toccate le corde del cuore più sensibili, insomma, perché è chiaro, era proprio adolescenza pura. Molto semplicemente Arbore e Boncompagni si inventarono Bandiera Gialla, che fu, diciamo, la nostra educazione sentimentale. È un programma radiofonico fatto con ragazzi in sala che ballavano, sentivano i dischi che stavano per uscire, che non c'erano ancora in Italia, nei negozi eccetera, e lì ci fu una buona cavata. Insieme a me c'era Renato Zero, c'era Lorena Albertè, c'era Mita Medici, Donatella Turri, Roberto D'Agostino, Clemente Mimum, Paolo Zaccagnini, insomma parecchi sono rimasti nell'ambiente, Magalli, che non era fra quelli che ballavano, e insomma ci divertivamo, è stata una covata. Poi dopo pochi anni ho cominciato a fare dei programmi da solo.
Per quanto riguarda infatti la televisione, citiamo quelli della notte, Domenica In, come i primi programmi che sì, l'hanno visto come protagonista. Sì, quelli sono stati edizioni importanti, quelli della notte credo che sia stato il programma più importante con Arbore, diciamo, perché lui si inventò una formula che ancora oggi sarebbe validissima. E Domenica In ci furono delle edizioni molto felici, se è di quelle che stiamo parlando, sicuramente è di quelle. E infatti volevo chiederle, di cosa avrebbe bisogno invece la televisione di adesso? Cosa potrebbe imparare la televisione del 2018 da quella degli anni passati? Beh, fare maggiore attenzione al talento, per esempio, no? Che è il grande disperso della televisione di oggi. Oggi contano altre cose, conta l'effetto che fa, conta il kitsch, la scandalistica, conta questo, e il talento, insomma, è come se non fosse richiesto, insomma. Poi è ovvio, qualcuno fortunatamente ce l'ha. E poi un altro messaggio che non passa più, abbiamo citato Arbore, abbiamo citato quelli della notte, l'improvvisazione. L'improvvisazione è quella cosa che, avendo talento e capacità di improvvisare con alcuni sodali, si possono creare dei programmi che magari entrano anche nella storia della televisione, o se non entrano comunque sono diversi e più anticonformisti rispetto a quelli che vediamo. Lei è anche responsabile artistico del patrimonio sonoro e culturale della RAI. E come si può valorizzare questo patrimonio? Beh, noi l'abbiamo fatto lungamente alla radio, adesso è stato tutto unificato con le teche, che ovviamente hanno una serie di step da rispettare, cioè il ritrovamento di questi materiali, la digitalizzazione, che è quella che poi li rende competitivi, diciamo così, il restauro laddove è il caso di farlo, e poi diciamo la pubblicazione, cioè la diffusione di queste cose. E qui ovviamente è difficile farlo per i programmi più importanti, e quindi la RAI per esempio si avvale di alcuni canali tematici. Io stesso ho fatto dei programmi su RAI 5, su RAI Premium, dove mi sono occupato del materiale delle tech. Esatto, e questa è anche l'attività che viene proposta in Radio Scrigno? Sì, esattamente quello. Radio Scrigno è partito nel 2000, quindi sono già tanti anni, e questo è proprio la radiofonia, che ovviamente ha 30 anni di più della radio, quindi l'archivio, insomma, viene più da lontano. E quella pure è stata una straordinaria avventura, perché noi abbiamo trovato dei materiali di proprietà RAI, che ne so, di Frank Sinatra che canta dal vivo con l'orchestra Trovaglioli negli studi di Via Siago, oppure Louis Armstrong che improvvisa nello studio di Firenze, oppure Juliette Gréco che fa... Quindi voglio dire, sono cose da storia della musica, da storia del Novecento, quindi siamo contenti di quello che è venuto fuori. Certo, sono delle pietre miliari che avete valorizzato al meglio. Oggi siamo qui al Music Day, quindi la fiera del disco, ma non solo, perché sono presenti anche moltissimi artisti. Cosa l'ha portata al Music Day e cosa pensa dell'insieme degli artisti che sono qui? Io penso che questi siano allestimenti e organizzazioni da benedire, perché nascono dalla passione, e tutto ciò che nasce dalla passione va incoraggiato, perché, e credo che andrebbero divulgati maggiormente, promossi, insomma, comunque se ne fanno tanti in tutta Italia. Questo di Roma ovviamente è quello centrale, perché capita anche in una, credo che sia due volte l'anno, no, è arrivato a tre se non sbaglio, tre volte l'anno. Secondo me è uno dei migliori, l'ho girato un po' tutti, e gli appassionati qua vengono. Esatto, ne vengono tantissimi. Io la ringrazio. Grazie per essere stato con noi. Può salutare i nostri amici telespettatori di GAM? Beh, io saluto i telespettatori di GAM, e ricordatevi che questa questi approfondimenti che avete sentito, che speriamo non vi abbiano annoiati, vanno difesi. Qui o in altre cose che vi possono appassionare, ma insomma cerchiamo di essere non convenzionali, ci guadagniamo. Esatto, seguiteci. Dopo gli incontri di oggi, la prima puntata della nuova edizione di GAM giunge al termine. Io vi ricordo di seguirci anche attraverso il nostro sito www.gamtv.it e di seguire la nostra pagina Facebook Amici di GAM. Saluto il mio amico il Gamboy Marco Santolamazza dietro la telecamera e vi do appuntamento alla prossima puntata.